Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi video dei prodotti finiti di marzo. Non ce ne sono tantissimi, ma vorrei farveli vedere lo stesso. Allora, il primo è l'anticalcare, questo qui dell'Eurospin. Io mi sono trovata molto bene, infatti l'ho ricomprato e quindi ve lo consiglio. Poi, vabbè, questa qui ne ho preso solamente un pacchetto così ad esempio, ma è la pasta dell'Eurospin. Una ragazza sotto un altro video mi aveva detto che di stare attenta perché dentro questa pasta qui ci sono molti pesticidi, quindi io sono andata a fare una ricerca. E in effetti è tra le paste che ne contengono di più. Ho trovato anche i marchi delle paste che ne contengono molti, molti meno. E siccome comunque la mangiano anche i bambini e la mangia anche Pia, che comunque è piccola, vorrei comprare quei marchi. Solo che in questo momento non posso andare a ricercare la pasta, cioè prendo questa dell'Eurospin. Ma è una cosa di cui mi sono andata comunque a informare e di cui volevo farvi un video a parte. Quindi vi chiedo per piacere di scrivermi qua sotto nei commenti se questo tipo di video vi può interessare. Se vi può interessare, io mi preparo e poi lo facciamo assieme. Quindi aspetto una vostra risposta. Comunque, noi ci troviamo bene, buona. E la prendiamo. Poi ci sono questi ravioli di ricotta erbette della Fini che avevo preso al Lidl in sconto. Ecco, si è tirata indietro. Ed erano veramente molto, molto buoni. Poi cos'altro c'è? Questi dopo, poi ci sono i burger di soia che probabilmente vi ho già fatto vedere, però sono talmente buoni che volevo rifarveli vedere e dirvi che sono buonissimi questi hamburger. Questo dopo, perché la roba senza glutine la faccio dopo. Poi c'è la vellutata, questa qui, di zucca e carote. Allora, è buonissima. L'ho usata anche per Pia. È veramente buonissima, comoda. Cioè, veramente un 10 assolutamente. Mi è piaciuta un sacco, veramente. Quindi ve la consiglio anche a voi. È sempre delle borsine. Poi ci sono i galletti della Mulino Bianco. Beh, che dire, sono buonissimi questi biscotti. A noi piacciono tanto. Io non è che amo tantissimo i biscotti se non quelli che faccio io, però questi qua sono buoni. Sempre dopo gli abbracci. Quelli, gli abbracci sono i miei biscotti preferiti in assoluto. Poi, sempre dell'Euroskin, questo pan bauletto di grano duro. Devo dire che è veramente molto buono. Gli ingredienti sono semola rimacinata di grano duro, acqua, olio, extravergine di oliva, destrosio, sale, lievito, farina di grano tenero tipo 00, farina di cereali maltati, frumento e orzo. Io sinceramente con quella ricetta che ho fatto l'altro giorno, che ho fatto il pane grosso, ecco, sarebbe interessante farla diversa e fare il pan bauletto. Così verrebbe questo qui. Ci proverò e vi farò sapere. Poi, sempre dell'Eurospin, non so se avete visto lo svuota la spesa in cui li ho presi, avevo preso questi pancake già pronti. Sono capacissima a farli anche io e sono molto più buoni, ma non erano per niente male per essere dei pancake già pronti e solamente da scaldare. Poi, questa qui invece è del Bennett e la polenta è senza glutine e costa veramente pochissimo
ed è molto buona, noi ci troviamo bene, io prendo sempre questa da quando l'ho trovata e quindi siamo soddisfatti. Questo lo facciamo dopo, i detersivi dopo, li facciamo per ultimi. Poi sempre davanti, sempre delle Euroskin. Le bistecchine di mare a noi piacciono tanto, a Giorgia no. Sono quattro porzioni di pesce con formaggio impanate e surgelate. Sono buone. L'unica cosa è che vanno fatte con sotto un po' d'olio, quindi le prendo solo ogni tanto. Poi, sempre dell'Eurospin, il farro perlato, veramente buonissimo, mi trovo benissimo, è molto buono, e ci vengono delle insalate pazzesche, va benissimo per cambiare un po', per non mangiare sempre il riso, ovviamente, se non si è celiaci, perché Gabriele non lo può mangiare, però per noi, appunto, per lasciare il riso a Gabriele e Maurizio, per noi faccio ogni tanto il farro oppure l'orzo. Poi, dove l'avevo preso questo? Sempre all'Eurospin? I bambini dicono sempre all'Eurospin. Avevo preso, sì, c'è scritto qua dietro, avevo preso questo mix. Avevo preso questo mix di frutta. C'era dentro la frutta secca e poi c'erano, cioè c'erano mandorle, poi c'erano anacardi e poi fichi secchi e ribes, ma era buono. Mi devo ricredere, mi sta cremando un occhio, sulla frutta secca perché questa qui proprio, cioè fichi, proprio frutta, perché devo dire che insieme a tipo mandorle, così, messi presi proprio insieme, mangiati insieme, non mi dispiacciono. Poi, avevo preso. Basta, che ti si sente! Poi, avevo preso sempre all'Eurospin questi burger di tonno, olive e pomodorini. E ci sono piaciuti veramente molto. L'unico consiglio che vi do è di scaldare molto, molto, molto bene la padella. E di starci dietro perché sennò si appiccicano e si rovina tutto il burger. Comunque sono buonissimi. Poi ecco un'altra farina che c'è, cioè, un'altra cosa che vi consiglio è questo preparato per pane dolci, farina Manitoba e lievito naturale. È veramente molto buona questa farina, cioè mi ci sono trovata bene e stavo andando a vedere gli ingredienti, è farina di grano tenero tipo 00, Manitoba al 95%, lievito naturale in polvere al 5%, lievito naturale di farina di grano tenero tipo 0 in polvere, lievito saccharomyces, non lo so cosa c'è scritto, vabbè. Comunque è ideale per la preparazione di pane e dolci lievitati da usare tal quale per lievitazioni medio-lunghe. Poi volevo farvi vedere questi hamburger al salmone e zucchine. Sì. Sono veramente buonissimi, come gli altri, quindi noi ci siamo trovati bene, siamo stati felici di averli comprati, quindi ve li consiglio anche questi qua. Ottimo gusto, si sentono sia il salmone che le zucchine, buono. Poi questi altri sempre burger come quelli lì, però questi qua sono a merluzzo e spinaci. Anche questi qua sono davvero buoni, cioè proprio questa linea a noi sono piaciuti molto, quindi ve li consiglio. Poi vediamo un po', passiamo ai detersivi. Allora, il gel per la lavastoviglie, questo qui dell'Eurospin, funziona benissimo, la roba viene pulita e quindi ci siamo trovati bene, il profumo di limone si sente. Io ho proprio qualche problema con la mia lavastoviglie, scusate, che non riesce a lavare i bicchieri, non riesco a capire come mai.
Però il detersivo è buono, le pentole bisogna un attimino levare il grosso, ma comunque poi vengono pulite. Quindi non so se è un problema della lavastoviglie o era il detersivo. Comunque con questo liquido devo dire che mi trovo benissimo e quindi ve lo consiglio questo video dell'Eurospin. Poi C'è il Dexal, questo qui, Pratic Family, additivo disinfettante per il bucato, che diciamo che in questo periodo è utilissimo e quindi io lo uso comunque principalmente per, prima lo usavo per i capi di Pia, adesso siccome li lavo insieme metto due tappini in tutte le lavatrici. Così da disinfettare tutta quanta la roba, comunque soprattutto la sua, ma quella di tutta la famiglia, visto comunque quello che sta succedendo, meglio prevenire. E poi passiamo alle ultime cose, che è la roba senza glutine. Come vi dicevo, nello svuota la spesa senza glutine, come vi dirò se non l'avete ancora visto, gli gnocchi di riso, questi qui della Farabella, sono buonissimi. A Gabriele sono piaciuti molto, a Maurizio anche, quindi ve li consigliano. Poi, come briochine abbiamo queste qui della Cereal, sono delle Madeleine con gocce di cioccolato e sono veramente molto buone. Sono piccoline e ci sono 7 Madeleine in questa confezione e tutta quanta pesa 210 grammi. Sono naturalmente senza lattosio, senza latte, senza olio di palma, vabbè, ovviamente senza glutine. Poi, Questi qui non so se ve li avevo già fatti vedere, probabilmente sì, sono i muffin, i mini muffin con limone, semi di papavero. Sono buonissimi, ragazzi, veramente, cioè hanno un gusto pazzesco, si sente molto il limone, ci sono dentro 7 mini muffin e anche questo qua pesa 210 grammi. Poi vi faccio vedere così, sono le margherite, sono della Giusto, sono delle briochine veramente molto molto buone. Adesso prendo l'altro incarto, l'altro pezzo di incarto, ecco qua. Sono della linea Equilibrio e come vedete qui sono senza latte, senza zuccheri aggiunti, ricchi di fibre e fonte naturale di vitamina A, E, D, E. E sono molto buone anche queste qui, a Gabriele piacciono molto e quindi vi consigliamo anche queste. E poi, per ultimo ma non per importanza, questi crunchy muesli, sempre della Giusto, sono croccante di avena con mandorle e nocciole e anche questi qui sono molto buoni, sono piaciuti un sacco a Gabriele e anche a me, quindi vi consigliamo anche questi qua, cioè loro vi consigliano anche questi, quelli li ho già fatti vedere, anche questi. I prodotti, come vi dicevo, erano pochi. Spero che il video vi sia piaciuto, spero che vi abbia tenuto compagnia. Volevo ringraziare tutti i nuovi iscritti e anche quelli che già c'erano per il supporto che mi date sotto tutti i video, per i commenti. Mi raccomando, non smettete di commentare perché mi fa piacere sapere cosa pensate. Mi fa piacere vedere che comunque guardate i nostri video. Vi ringraziamo tantissimo. Speriamo di arrivare presto a 500 perché c'è un video speciale, un video sì, speciale che stiamo già organizzando e che richiede comunque un pochettino di preparazione e così per farvi ridere anche un pochettino, quindi io spero che arriviamo presto a 500 e quindi adesso non mi rimane altro che salutarvi e
Ci vediamo al prossimo video. Ciao! 1, 2, 3!